non te levi più dalla testa. Penso dunk. No, 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 no. Yeah, yeah. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video qui in Napoli 1926 che vi parla, e siamo tornati in questo mio nuovissimo video perché ragazzi ieri sera ha giocato il Napoli il preliminare di Champions League vincendo, trionfando 2-0 contro il Nizza al San Paolo. E prima di iniziare il video volevo dirvi due cose. La prima è che ragazzi mi scuso che il video non è uscito ieri sera, ma purtroppo stando allo stadio e abitando a Salerno, purtroppo io sono tornato a casa che era l'una, perché tra traffico eccetera eccetera praticamente si è perso un sacco di tempo. Ma quando vado allo stadio sarà sempre così, purtroppo il video ve lo devo portare per forza il giorno dopo. E seconda cosa, volevo dirvi che i pronostici sono andati davvero benissimo. A parte lo Sporting Lisbona che ha pareggiato invece che vincere, e a parte il Copenhagen che ha clamorosamente perso contro il Karabag, abbiamo preso tutte le partite, anche i pronostici più difficili abbiamo preso tutti. Il gol ospite del Maribor, il gol casa dell'Istanbul Başakşehir, l'uno dell'Olympiakos, l'over 2.5 del Hoffenheim con il Liverpool, l'uno del Napoli, abbiamo preso tutto. Detto questo ragazzi, la partita di ieri sera io l'ho vista allo stadio, e dallo stadio si vedeva ancora meglio, diciamo, che in televisione per quanto riguarda e le emozioni, diciamo, perché si sa che allo stadio è diverso rispetto a guardarlo da casa. Dallo stadio la mia impressione è stata la seguente, ovvero che il Napoli ha fatto una grandissima partita, abbiamo dominato il Nizza, squadra che comunque, ragazzi, devo ammettere, è una bella squadra, una squadra che gioca bene, con alcuni giocatori importanti. Mi ha fatto veramente tanto piacere che è stato espulso l'attaccante Plea, e inoltre devo dire la verità, è una squadra che ci ha messo comunque in difficoltà in due o tre tiri, ci ha provato, non bisogna escludere questo fatto, però bisogna anche ammettere che il Napoli ha dominato praticamente per il 90% della partita. Possesso palla, seppur di poco, è andato a noi. Abbiamo fatto circa 20 tiri totali tra porta e non. E quindi io credo che il Napoli abbia meritato altamente la vittoria. Però ragazzi, il mio pensiero è questo. Il Napoli è stato troppo, troppo, troppo sprecone. Dallo stadio si sono avvertite almeno, ma questo non solo io, più o meno tutti quanti lo dicevano, poteva finire benissimo 6-7-5-0. Perché? Perché il Napoli è veramente, tra il palo di Insigne che è scivolato, il clamoroso liscio di Milik, non ne parliamo proprio, davanti alla porta da 0 metri, un'altra clamorosa, altre due clamorose occasioni di Callejon nel primo tempo, almeno un altro gol che il Napoli poteva fare. Il Napoli avrà sprecato almeno 4-5 occasioni, quindi poteva finire anche 6-7-0 questa partita. Anche perché il Nizza praticamente ha fatto qualche tiro, sì, però mai nello specchio della porta. Reina non è mai stato chiamato in causa, quindi devo dire la verità, il Napoli poteva fare molto molto di più. Comunque ragazzi, sono soddisfatto perché adesso abbiamo la qualificazione che deve per forza essere nostra, non possiamo perdere questa qualificazione. Dobbiamo sfatare questo tabù delle italiane al preliminare di Champions. Speriamo che il Napoli al ritorno faccia una bella partita. Il mio pronostico personalmente è di un 1-2 per noi. Sarà molto più difficile, probabilmente ci saranno Balotelli e Schneider. È vero che sono stati espulsi Cosiello e Plea, però è vero anche che il Nizza sarà in casa. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio per tutte le visualizzazioni che stanno arrivando. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché da un po' che siamo fermi con gli iscritti, siamo ancora a 60, cerchiamo di arrivare a 70 per fine agosto.
E inoltre, per essere salutati nel prossimo video, che non mi stanno arrivando più commenti, scrivete qui sotto iscritto, ricambierò e vi saluterò nel prossimo video. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Oggi pomeriggio probabilmente vi pubblicherò la mia formazione del fantacalcio che farò oggi con i miei amici. E noi ci vediamo nel prossimo video.